Sono già arrivati tutti, bravi. Eccoci. Come scaldare il pubblico? Eccoci. Sì, abbiamo deciso di partire così, almeno vi facciamo capire bene che cosa volevamo fare prima di presentarci. Quindi direi che adesso è il momento giusto. Io sono David. E io sono Roberto. Il cofondatore di una etichetta che si chiama Mistress, un po' misteriosa, che sceglie gruppi e band molto molto promettenti sul web a partire dal consiglio di influencer e early adopter e li promuove con growth hacking, tecniche appunto poco ortodosse come questa, a partire dallo storytelling e che racconta l'immaginario degli artisti. Esatto, io sono invece la parte tecnica, diciamo, l'altra la mano armata. La mano armata di Roberto. E insomma, vabbè, siamo le due facce di questa storia che vi stiamo raccontando. E ci concentriamo tanto anche sulla parte della campagna marketing che abbiamo fatto, perché appunto è una parte un po' particolare, e oltre che alla parte di tecnica, quindi di implementazione. Cosa abbiamo visto? Ah, tutto prende le mosse dal fatto che avevamo necessità di. Avevamo necessità di promuovere l'opera prima del nostro artista Montone, low budget, ma con un'azione che in qualche modo lasciasse il segno. E, tra l'altro, noi lavorando ogni giorno con questo tipo di problema, promozione, eccetera, sappiamo che i dati di tutte le band sono pompati da promozioni varie, le visualizzazioni non sono mai organiche e chiunque si trovi in pre-roll su YouTube un video da vedere non lo guarda quasi neanche in 30 secondi che servono a valere per un play. Quindi ci siamo chiesti, complice il budget risicato, come potevamo valorizzare la fruizione di questo video. Cioè perché eravamo molto interessati a puntare su una fruizione qualitativa piuttosto che quantitativa, che in qualche modo innescasse un'interazione col video che andasse oltre la semplice visione di una volta. E quindi per far questo abbiamo pensato che profilando il target sull'argomento musica, utilizzando appunto il trick di Tinder che ci permette di trovare persone che fanno match a partire dalla loro geolocalizzazione, ma soprattutto dai loro interessi condivisi, nella misura in cui maturano una forte propensione all'interazione, noi abbiamo lì infilato la leva di comunicazione che questo prodotto video potesse essere visto in maniera molto attenta, utilizzando anche l'abbassamento delle soglie di difesa che derivano dal fatto che una persona che incontra su Tinder, addirittura la protagonista di un video musicale di un artista che sembra promettere bene, allora si sente autorizzato assolutamente a dare giudizi, a commentare, eccetera. E naturalmente far questo nel 2018, puntando a fare parecchie interazioni massive, non può prescindere dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quindi dei chatbot. Quindi noi siamo partiti dal creare una coerenza narrativa con l'argomento raccontato nella canzone. Si parlava di una storia d'amore finita e quindi ormai oggi quando ci si rimette in gioco si parte da Tinder spesso. E quindi siamo riusciti a far inserire nel video delle immagini di lei che chattava, che usava Tinder. E da lì abbiamo realizzato con un approccio sociologico, volevamo fare un esperimento sociologico di natura esplorativa, abbiamo innescato
un fenomeno di iperstizione, cioè la finzione che diventa realtà attraverso il mezzo tecnologico. Quindi in buona sostanza abbiamo puntato sulla qualità, perché poter interagire con la diretta interessata mi fa guardare il video meglio, mi fa avere delle visualizzazioni organiche e non sponsorizzate. E iperstizione, io vedo un video che parla di Tinder e addirittura chatto con una persona. Che tutto questo naturalmente è orchestrato da il bot. Io iperstizione non lo conoscevo. Nemmeno io, scusate. Sono Allora, siamo su due fasi. Nella prima fase era una fase di SID in cui volevamo creare una base da non confondere con una fan base, perché tutte le interazioni erano individuali e quindi naturalmente tutte le persone che chattavano con questa persona, con questo bot, pensavano di essere le uniche. Tra l'altro la Urania, la protagonista del nostro video, non aveva preferenze di genere, perché abbiamo realizzato tutta una serie di accortezze che adesso vi diciamo, per far risultare meglio, per far risultare appetibile a chiunque il profilo di Urania. Quindi in una prima fase abbiamo creato una... L'obiettivo era quello di creare una base di fan che in qualche maniera, entrando e interagendo con lei, volessero anche traghettare l'operazione verso una fase più squisitamente virale, la fase 2, in cui ci volevamo muovere su un ambito invece più ordinario, a borderline, e quindi col rimpallo tra piattaforme classiche e piattaforme social. Quindi l'operazione partiva da una semina su Tinder, voleva diventare lì un caso del quale la gente timidamente poteva capitare che ne chiacchierasse, e poi passava una fase squisitamente viral in cui si innescava un dibattito naturalmente su questa operazione, che comunque, come diremo, naturalmente borderline dal punto di vista legale, etico, eccetera. Però abbiamo sempre, noi non siamo nuovi alle azioni di guerriglia marketing e a questo tipo di situazionismo legato alla musica, e l'obiettivo principale è sempre quello, comunque, di una fruizione di qualità, è sempre quello di eludere i meccanismi che si instaurano nella promozione, che poi tolgono valore a tutto. Perché Tinder? Naturalmente perché promuove l'incontro di persone che sono geolocalizzate e condividono gli stessi interessi, perché lì si innesca una forte propensione all'interazione, c'è cioè una grande disponibilità a mettersi in gioco in qualsiasi direzione, e poi perché ho imparato precisamente qui a Nicamai, in un corso di growth hacking, che esisteva la possibilità, da Luca Barboni, che esisteva la possibilità di scrivere uno script di autolike, e quindi abbiamo assolutamente approfittato di questa dritta, perché lo script di autolike, lo abbiamo, implementandolo, ci permetteva di far fare a Urania match nel raggio di 100 km con chiunque. Sì. Questo poi però si è rivelato un grandissimo un autogol pazzesco. Un autogol pazzesco. Come ci dirà Davide? Ho quasi terminato. L'obiettivo, quindi l'operazione partiva da incontro di persone geolocalizzate che erano profilate e targetizzate sulla musica, grazie al profilo Facebook che è collegato al profilo di Tinder e sul quale l'algoritmo di Tinder poi genera i match. Targetizzando il profilo Facebook con attenzione, facendo scegliere a Urania pagine fighe di musica attuale, eccetera, e c'era l'interazione con i contatti con gli stessi interessi. Erano fortemente propensi all'azione,
lo script di Autolike allargava le 100 km questa possibilità a tutti, e poi adottando la subscription di Tinder Plus ci siamo divertiti a spostare Urania in varie parti d'Italia, dove a sua volta con l'Autolike, con lo script di Autolike, poteva fare spostare nuovi bacini di utenza. No, passo la parola a Davide. Sì, vabbè, chiaramente è stato, come avete capito da Roberto, è stato abbastanza chiave capire il link tra Facebook e Tinder. I profili su Tinder che hanno fatto login con Facebook vanno ad utilizzare l'algoritmo di Tinder, che quindi li profila in base alla loro storia pregressa sulla piattaforma social. E quindi è stato fondamentale quindi selezionare dei profili giusti e attraverso appunto gli interessi che Urania in prima persona poi ha dato su Facebook. E l'altra cosa chiaramente fondamentale, che penso che avete capito, il profilo Tinder che abbiamo utilizzato era quello proprio dell'attrice che compariva nel video. Noi abbiamo utilizzato appunto una descrizione che descriveva quello che faceva, è un profilo molto realistico e risulta poi essere lo stesso che c'era effettivamente poi dentro il video. Altra cosa appunto che già hai fatto forse un piccolo accenno è sicuramente quella di stare molto attenti nel momento in cui si va a parlare con persone di entrambi i sessi. Questo bisogna farlo sia nel momento in cui si fa appunto descrizioni che tutti vedono, ma anche nel momento in cui poi andiamo a rispondere a queste chat, evitare quindi come si dice, parole che siano di genere, no? Per cui la risposta è uguale, non discrimina. Esatto, la risposta è uguale ma generica. Esatto. Tipo sei simpatico, già In realtà c'era la possibilità di capire il sesso all'interno della piattaforma, però siamo per sicurezza abbiamo fatto in modo che dalle piattaforme Tinder è possibile chiaramente capire qual è il sesso della persona a cui stiamo parlando. Però il genere può assolutamente essere un altro step da analizzare. Come è venuta la fase di roll up, diciamo, di setup di tutta l'applicazione, è stata fatta chiaramente manualmente, ed è quello che poi abbiamo visto, è stato un po' un training per il profilo, perché vediamo se abbiamo effettivamente testato se questa strategia poteva avere un qualche minimo di riscontro. E quindi, avendo visto i riscontri, poi le frasi che abbiamo utilizzato sono servite per l'addestramento e quindi non solo per validare il prototipo, ma anche poi abbiamo rispolverato l'analisi conversazionale studiata all'università e adesso vi spieghiamo anche la piattaforma che abbiamo utilizzato per questa cosa. E la cosa importante appunto era fare molta attenzione ai fallback. Cos'è il fallback? Diciamo, nel momento in cui non riesco a capire bene di che cosa sto parlando, per un bot è normale dire non ho capito, però per una persona umana per una persona è un po' difficile riuscire a non capire quando scrivo una cosa molto semplice. O peggio ancora, non capire, dire di non capire, oppure il bot prende un'iniziativa e risponde con la cosa che lui ritiene più. Esatto, soprattutto l'iniziativa è abbastanza pericolosa, e quindi abbiamo lavorato tanto sulla parte di callback. Altra cosa importante è l'attivazione di Tinder Plus, che ci ha dato un bel po' di benefit di lei. E poi il famoso script Autolike, che penso abbiamo anche la bellissimo. Poi lo affronteremo nella parte degli errori. Esatto. Bene, quindi ecco, diciamo, tutto era come abbiamo detto, appunto, era effettivamente evitare di andare in fallback, diciamo. Tutto quello che abbiamo fatto come strategie è stato cercare di evitare di andare a finire dentro uno dei colli di bottiglia che abbiamo detto. Quindi soprattutto all'inizio abbiamo pagato un po' a nostre spese, perché effettivamente poi risettare tutto, arrivare a un punto di non ritorno, richiede poi un settaggio da capo che è abbastanza oneroso. Aspetta, però questo qua dobbiamo introdurre il fatto che cioè perché abbiamo dovuto risettare tutto. Esatto, ve lo diciamo poco per volta, non è che posso dirci tutto subito, no? Quindi va bene, abbiamo scelto bene i profili, questa è la cosa fondamentale, quindi geolocalizzazione e profilo, abbiamo studiato un pochino quali sono le fasce di età, appunto abbiamo visto che 30 anni aveva Urania, che è esattamente la fascia di età dove appunto si acchiappa di più, possiamo dire, e anche la parte di geolocalizzazione, quindi vediamo dove ci sono più profili Tinder, infatti la stessa Urania si è spostata nelle città principali italiane dove ci sono più profili, periodicamente, e anche qui poi raccontiamo perché abbiamo fatto
c'era, ovviamente qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è quello di arrivare alla fine a convincere l'utente a darci inizialmente la visualizzazione, poi il like e magari anche addirittura un commento positivo all'interno del video. E per fare questo abbiamo visto che effettivamente le interazioni con il bot devono essere il minimo, quindi prima converto meglio è. Chiaramente, quindi abbiamo dato un massimo di 4 iterazioni, abbiamo lavorato per fare in modo che queste siano il minimo e una media di 2-3 di 3 iterazioni, 4 al massimo, che riusciamo a raggiungere la conversione. E, altra cosa importantissima, rispondere a intervalli lunghi, sapete perché per una ragazza è normale rispondere dopo tanto tempo, ma anche i ragazzi lo fanno, in questo caso il profilo effettivamente bisogna passare molto tempo tra una risposta e l'altra e comunque questo era percepito come abbastanza naturale. Questo perché il bot si disattivava. Esatto. Da diverse esecuzioni c'era una fase di riprocessamento di tutti i vari messaggi e questo. Quando il bot si disattivava noi ci mettevamo a rispondere alle domande più difficili. Esatto. A istruire il bot ulteriormente. Sì. Abbiamo fatto qualche allarme dove alcuni fallback un po' particolari poi abbiamo comunque gestiti a mano. E comunque siamo arrivati a un successo. Ci sembra. Grazie. Sono un lavoro molto spesso realizzato. Sì, ma non so perché ci siamo dovuti fingere a turno uomini, donne e altri. Quindi è stato molto istruttivo. Esatto. E chiaramente vabbè, questa è una parte della conversione, vi chiedevamo in modo gentile appunto se è stato visto il video. E naturalmente nel momento in cui è stato raggiunta diciamo la conversione se l'utente è arrivato sulla pagina e abbiamo chiuso la conversazione perché chiaramente il nostro obiettivo era raggiunto, non aveva più senso continuare la discussione e quindi nel momento in cui effettivamente la conversione è stata raggiunta il bot chiude con una scusa, mi sono trasferita per lavoro, il gomito fa contatto con me, è rimasto male un sacco, avrete spezzato un sacco di cuori. Sì, no, è stato è stato un periodo in cui non è che l'abbiamo vissuta così alla leggera, siamo stati sempre un po' preoccupati e un po' abbiamo avuto un po' il senso di colpa. Sì, il senso di colpa decisamente. Ci siamo impersonali. Ok, vabbè, questo è più o meno quello che c'è dietro. E sono tutti software che hanno una versione free. Sicuramente riconoscerete voi la parte di diciamo, la PaaS, diciamo, la piattaforma, la service che utilizziamo per un'applicazione che qui è stato Django e il motore del chatbot è stato fatto da Yoflo. E qualcuno di voi conosce già da Yoflo? L'hai usato? Ok, vabbè, chi lavora un po' con i chatbot, che magari ha avuto modo di usarli un po', effettivamente sa che è una piattaforma che è stata acquisita da Google. Qualche anno fa, pochi anni fa, e è stata inclusa dentro il cloud di Google e è effettivamente molto performante e sicuramente il motore di analisi del linguaggio di Google la rende davvero potente. Io adesso volevo farvi vedere velocemente una demo veloce del chatbot. Questa è una versione semplificata e senza il contesto. Che vuol dire il contesto? Cioè è quello che può fare questo chatbot è tenere il contesto della conversazione. E in questo caso è una versione che non ha contesto, che vuol dire il contesto. Un chatbot per ordinare le pizze mi chiede che pizza, che cosa ti piace? Io rispondo la pizza. E successivamente mi dice che cosa ti piace bere? La birra. E lui dice ok, grazie, birra e pizza. Ok, sapere che stai parlando di pizza significa che si è salvato questa informazione e la porta durante la conversazione, questo ovviamente è fondamentale per ottenere la conversazione corretta. E questa era la demo, non so se vedete. Vogliamo chiedere qualcosa perché insomma del ciao. Ok, ciao, non so, vediamo qual è il nome. Facciamo un nome, guarda, così faccio vedere. Ok, questa è l'analisi di linguaggio, è tutta gestita da Google, quindi effettivamente devo fare un errore di ortografia piuttosto che gestire male la grammatica oppure fare delle frasi magari un po', mettere degli emoji con degli smile o punteggiatura sbagliata è abbastanza facile da individuare. Come vedete è anche scritto in italiano, Google ha diverse lingue per l'analisi di linguaggio.
fai qua? Io lo chiedo che mio. Mi si sa la tira. Però abbiamo tarato anche ad andare più lento. Allora, assolutamente sì, cioè, viene, questa è la demo che vi dicevo che va fuori. Certo, esatto, quindi noi davamo chiaramente dei tempi di random. Chiaramente quella è la fissa, guarda il video. Poi comunque per ogni, tra ogni batch di rincessamento e l'altro, comunque passavamo anche alcune ore spesso e quindi i messaggi ci volevamo un po'. Sì, certo, preso risponde a tante persone. E quindi adesso quindi già nel momento in cui è arrivato il video la esatto, questa è una delle cose che infatti volevo aggiungere dopo, però anticipo già che ci siamo. La cosa che ci serviva era capire quando effettivamente il video la conversione era avvenuta, era fondamentale. Quindi la prima cosa che ci è venuta in mente è mettiamo un bel cookie di tracciamento dentro, basta aggiungere un piccolo parametro alla fine e vediamo per ogni utente come va. Però abbiamo visto che effettivamente la conversione scendeva tanto, nel senso che una persona vera dentro un blog difficilmente ti butta dentro dei link strani e da una parte gli utenti cliccavano meno, dall'altra Tinder stesso li cominciava a bloccare. E quindi è stata una delle cause principali di ban automatico di Tinder. Perché Tinder era un programma apposito per la promozione di contenuti e quindi pubblicizzare i contenuti, soprattutto video, all'interno della piattaforma è veramente un po' al limite. Cioè in definitiva loro fanno pure chatbot, però c'è scritto advertising. Esatto. Magari dicono più serie, ma incapsulare in una short URL il parametro in maniera tale da... Anche là, lì per l'altro motivo, nel senso che dare una short URL a una persona... in chat è una persona che conosci poco, non è molto... Cioè se è youtube.be, allora bene, sì, se è una struttura diversa, tua tiny, whatever, così. Sì. No, quindi abbiamo visto quello che convertiva di più era proprio questo, nel senso proprio copia e incollato dal browser. E risultava molto... E poi ci hanno mandato due volte il messaggio uno dietro l'altro. Esatto, infatti era questa la cosa che volevo farvi vedere. Non ti era il contesto. Questa parte di contesto qua l'abbiamo gestita lato server con gli utenti, nel senso che abbiamo creato un'associazione tra l'utente e a chi già abbiamo mandato, perché allora dietro a questi match qua vedete, c'è il trigger di un intento. L'intento è quello che il gruppo capisce che stai cercando di dirmi all'interno del chatbot. Ad esempio qui ci sarà un intento nome, qui ci sarà un intento luogo dove sei, e intento come ti chiami, intento che tempo fa, intento tu, in base a questi intenti tanto più specifici quanto più lo desideri, Dialogflow fa partire un trigger. In questo caso qua, questa parte qui l'abbiamo gestita noi lato server, questa logica qua. Cioè questa logica qui l'abbiamo gestita noi nel nostro algoritmo. Poi comunque chiedevamo un giudizio se era piaciuto o meno il video e quello era un, come dire, ah sì, infatti non l'ho chiesto. Ho chiesto. E quella era una prova spammare di appunto che si era. Certo. Sì. Non riescono più a mettersi dall'utente. No, certo, lei non. Urania non faceva mai domande. No, tranne questo del video, sì. Però questo non era dentro il. Dentro la IFO, facevamo qua. Infatti adesso lo faccio vedere. Bene. Questo è quello
quello che avete visto è la demo di Dialogflow, questo sistema che è ormai è proprietario di Google. La cosa interessante è che gestisce tante lingue, avete visto in italiano, che funziona anche abbastanza bene. Ci sono spagnolo, cinese, mandarino, giapponese, hindi, russo, ce ne sono veramente tante. E un'altra cosa interessante appunto è quello di tenere il contesto. In questo caso, come contesto, appunto, abbiamo detto due casi: quello di Dialogflow, che mantiene il contesto delle conversazioni, l'altra cosa, gli altri dati, gli altri trigger che lanciamo degli intenti, e il contesto che ci salviamo in locale per quell'utente. Poi il fallback viene individuato automaticamente da Dialogflow, e questo è un bene, diciamo che è molto vantaggiosa come cosa, va gestito bene perché è veramente molto pericoloso. E la parte di addestramento pure questa è molto, 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 molto utile, perché più si utilizza la piattaforma più possiamo utilizzare questi dati per avvicinare gli intenti, segnalandogli quali sono gli intenti da bene e male. L'interfaccia grafica, che è quella che avete appena visto, quella che avete visto è facilissimo, viene dato un iframe, un widget che è possibile integrare dentro un sito web un attimo. È già alcune integrazioni con sistemi nativa, con sistemi in terze parti, questo è Google, sia Google Assistant che Google Home, c'è la possibilità di integrare Alexa, c'è la possibilità di integrare Facebook Messenger, Skype, Slack, Viber, ce ne sono veramente tanti. E la cosa che quello che poi abbiamo utilizzato nell'integrazione è API che mettono a disposizione e un SDK che è possibile utilizzare anche essa. E quindi queste due cose fanno sì che possiamo implementare la nostra logica custom al di fuori anche di Dialogflow, quindi possiamo fare effettivamente gestire dei contenuti particolari, fare in modo che una volta che è stato triggerato l'intento del video, bloccare la conversazione, salvarci il fatto che a quell'utente quel video è già stato mandato e è stato fatto follow on e così via. Gli svantaggi appunto, quello che abbiamo visto è che ci sono le via SDK, però effettivamente bisogna essere in grado di usarli, nel senso che effettivamente richiedono un po' di una piccola base iniziale di partenza, non è così semplice integrarli. Altri due piccoli sono due svantaggi che abbiamo visto, è quello di non poter usare logiche esclusive. Quando viene tipeato un intento oppure vado a matchare un contesto, poi diventa molto difficile andare a fare logiche esclusive. Ad esempio, ho matchato questo intento, faccio una cosa, ma se ho matchato questo intento non voglio fare assolutamente quest'altra cosa, questa cosa qui non si può fare, cioè il matching non può essere esclusivo per quello che riguarda la logica. Altra cosa che abbiamo visto, e qui Alberto lo ricorda bene, è che effettivamente bisogna inserire tante varianti per ogni intento. Se ne possono inserire anche una sola, però più ne inserisci meglio funziona. Come varianti sono diverse frasi che mi fanno generare un intento, ad esempio come stai, come ti senti bene, sei in forma. Queste frasi anche molto diverse aiutano molto il sistema ad addestrarsi e quindi ad essere sempre più. Evitano che si scada nello stesso tipo di risposta, cioè alla stessa domanda Urania poteva dare, il bot poteva dare risposte differenti. La cosa impressionante è che solo quattro passaggi conversazionali: ciao, come stai, che fai nella vita, faccio la cameriera, l'ho fatto per un video, cioè si prestavano a una quantità, cioè abbiamo scritto centinaia di risposte, perché poi quando si fermava il bot vedevamo le domande particolari. E soprattutto è stato necessario fare una descrizione ad hoc di Urania, non solo neutra rispetto al genere, ma che invitasse le persone che facevano il primo saluto, il primo approccio, a non perdersi in pipponi di presentazione, come si è soliti fare per fare colpo, che faceva andare assolutamente il bot in fallback. Sì, certo, perché sono tanti tipi che la discussione può chiaramente finire in ambiti. E quindi abbiamo detto strani. A volte basta solo un ciao per essere interessanti. Rivolto a un detto naturalmente. Esatto. E ecco, questa diciamo è stata la prima fase, che chiaramente penso sia anche la più difficile. Adesso magari Roberto ci racconta anche un po' di più, però penso sia effettivamente la fase di warm up, di quella di iniziare, forse quella più difficile, dove
partita, andare a recuperare i contatti e portarli dentro. La prima fase, quella che abbiamo descritto fino ad ora, ha avuto tante... cioè è stata un'esperienza molto intensa, perché doversi... per me, per esempio, dovermi fingere donna, chattare con uomini, eccetera, mi ha fatto fare tutta, mi ha dato occasione di fare tutta una serie di considerazioni. E, un po' appunto il senso di colpa, di fare una cosa che era un po' così ambigua, illegale, eccetera. Però poi l'output che veniva fuori era molto interessante. E, c'era proprio, la gente si appassionava, voleva assolutamente dare un consiglio. Alla fine, siccome il sistema, il flusso si bloccava dopo un commento sul video, sì, il video mi è piaciuto, allora staccavamo il match e vedevamo che le persone continuavano a scrivere, no, staccavamo il match e non li vedevamo più. Però quando Urania scompariva per un po', questi qua cominciavano a parlare di politica, si cominciavano a confidare, quindi abbiamo implementato dei sistemi di sgancio, perché poi l'aspetto etico di privacy diventa anche importante. Che ne so, gente partiva a cannone volendo cercando di avere un appuntamento, anche lì il bot è stato implementato per dire andiamo con calma, ogni cosa a suo tempo, eccetera. Fatto ciò, noi in qualche maniera abbiamo sempre sperato che la gente che lo vedesse lo facesse vedere a qualche amico. Questa è stata una ipotesi sbagliata, perché chi va su Tinder non fa vedere niente. Non è neanche vero, perché fra ragazzi ci si confida, quindi non è precisamente vero, però non è che c'è stata questa esplosione virale, organica. Come? Pure che ti fregano la ragazza. Sì, appunto, assolutamente. Però poi noi abbiamo fatto partire forzosamente la seconda parte. E la seconda fase l'abbiamo fatta partire su Facebook, sui gruppi come Disagio Wave, per esempio, che sono gruppi chiusi dove si parla di musica. Abbiamo gettato la bomba e la gente ha cominciato a commentare, a fare illazioni, ipotesi, a criticare giustamente, eccetera. Nel frattempo abbiamo fatto anche uscire un articolo su Noisy, perché Noisy ci ha chiesto di avere l'esclusiva per fare questa cosa, ma questa cosa è andata veramente male, perché il tizio che ha ricevuto il disco a recensire tutta questa operazione aveva tutte le paure squisitamente contemporanee che noi volevamo evocare con questa azione, perché naturalmente volevamo fare leva su qualcosa che un po' fa paura: l'intelligenza artificiale a tutti, mi deve il lavoro, non so con chi parlo, mi pusce il porno, non so che cosa mi fa, e via dicendo, le fake news, i profili falsi, il concetto di troll. Sono tutte paure contemporanee, quindi questo tizio ci ha bacchettato su questa cosa, e quindi questa che doveva essere un'esclusiva, la prima che dava la notizia, invece dovevamo prevedere, cioè dovevamo mettere in conto che non sarebbe andata bene. Mentre invece il secondo articolo, la seconda intervista nella quale abbiamo potuto illustrare meglio tutte le nostre intenzioni, onde non farci, cioè metterci nelle condizioni di non tanto di non ricevere critiche, perché è importante, in ogni caso va incontro all'obiettivo, purché se ne parli, però noi che facciamo marketing musicale da sempre, anche se sembra paradossale dirlo in una situazione del genere, però ci rifacciamo alla fine a una sorta di marketing etico, perché non ci interessa il dato della persona, non ci interessa tutta una serie di cose che poi abbiamo visto accadere, ma ci interessava soltanto che un prodotto musicale fosse trattato con attenzione, cioè al meglio. Una volta che sono usciti questi articoli, diciamo questi due forse erano quelli due un pochino più importanti. Abbiamo avuto la sfortuna nella stampa di Torino, ha fatto uscire nella formula in abbonamento, quindi pochi lo hanno
E poi però un articolo è uscito su altri su blog che si occupano di musica e se ne parla dopo. Poi, per concludere, e ti ridò la parola, è partita una trilogia di video, perché Urania l'abbiamo poi portato in un locale a suonare, anzi no, a suonare, Montone suonava e Urania ballava con uno dei tizi o con vari tizi conosciuti su Tinder, ed era vera questa cosa. E c'è manca l'ultima puntata, Urania con uno che ha conosciuto farà l'attrice che interpreta Urania, questa è un po' è fiction, non posso spoilerare ma finirà molto male. Bene, vabbè, quelle che abbiamo visto appunto erano un po' i link importanti nella storia di Urania, però ecco, sicuramente questo è il video YouTube, è quello che avete visto, quindi vabbè, lì penso che potete dare solamente un occhio. Questo invece è un blog post che ho scritto io su Cloud Academy, come appunto è un po' più tecnico, come è stato sviluppato il bot, non proprio questo bot, ma più o meno come è possibile impostare da zero un chatbot su Dialogflow e Python, quindi se volete sapete possono essere un paio di risorse assolutamente interessanti. E torna indietro. Certo. Eccolo. Cloud Academy. Sì, se scrivete verso Cloud Academy chatbot già dovrebbe uscire. Ma che sì, perché io l'ho detto Academy, adesso l'ho detto. Eccolo, visto. Ok, aspetti etici, considerazioni. In realtà penso durante la discussione ne abbiamo già parlato. È stata un'azione di guerriglia marketing, quindi tutte le azioni effettivamente sono state alcune un po' al limite. Quello che abbiamo fatto sicuramente è utilizzare in modo più anonimo possibile tutti i dati. E effettivamente poi anche nella parte di gestione dei dati non abbiamo appuntato sensibile dell'utente, ma abbiamo esclusivamente preso l'ID dell'utente e con quello dei precedenti messaggi e gli intenti triggerati. Sicuramente ecco, le conversioni abbiamo lanciato con il primo lancio del bot, abbiamo raggiunto circa 3.000, più di 3.000, quasi penso sui 3.500 conversioni che ci sono, abbiamo misurato effettivamente provenire da Tinder sul video. Che non sono milioni di visualizzazioni, ma 3.000 conversioni di gente che parla con un bot e che parla del tuo video, per noi è un grande risultato di visione di qualità. Esatto, tutto come abbiamo detto sono contatti molto organizzati bene, sì, di qualità, sì. E sicuramente non era assolutamente scontato, anche perché magari casi di uso simili non è facile trovare. No, cioè, in Italia non ce ne stanno. Non ce ne sono state. Mi dai l'assist per dire una curiosità interessantissima, su 3.000 interazioni soltanto due persone hanno proposto a Urania al primo passaggio conversazionale sesso esplicito. Gli altri non hanno parlato di sesso. È importante perché vuol dire che la targetizzazione dell'utenza sull'argomento musica comunque ha profilato, ha fatto arrivare ad Urania un certo tipo di gente. E chiuderei con qualche errore. Errori a manetta. Un errore fondamentale è stato quello di. Noi siamo stati bannati quattro volte. Bannati quattro volte vuol dire che per quattro volte abbiamo dovuto ricostruire il profilo di Facebook. Eravamo bannati per tutta una serie di motivi diversi che noi non sappiamo quali sono stati determinanti, ma sono tutti equipollenti nel fatto che ci hanno... Un paio che abbiamo individuati sicuramente è quello di condividere link all'interno della piattaforma, sì. Cioè quindi condividere, spammare lo stesso link, spesso viene individuato come spam per il motivo appunto che ha già un sistema di sponsorizzazione interna. Non ho capito, prego. Bannati su Facebook o bannati su Tinder? No, bannati su Tinder. Ah, okay. Hanno chiuso i profili. Okay, perché Tinder. Sono stati. Perché condiviso i profili? Perché potrebbero essere tre motivi, quattro motivi allo stesso equipollenti come motivazione. Qualcuno ci ha segnalato, molto semplicemente, quando il bot si spegneva.
noi rispondevamo alle domande difficili e abbiamo beccato anche qualche sviluppatore che sviluppa intelligenza artificiale e meno male siamo riusciti a beccarlo e a rispondere, lui si è convinto che non era un chatbot. Ti è bluffato. Poi a Tinder non piacciono i link persone esterne, soprattutto i altra cosa in cui sicuramente ci dovremo un po' dopo, però c'entra anche Facebook e anche la geolocalizzazione, perché nel momento in cui siamo intervenuti un paio di volte manualmente, essendo dislocati in punti diversi d'Italia, abbiamo fatto gli accessi con IP diversi e non ci abbiamo pensato, però secondo noi potrebbe essere uno dei buoni motivi per cui Facebook ha bloccato la login con il punto di vista. Si è pensato che fosse un account collettivo. Esatto, sicuramente ha login distantissimi in Italia in pochi secondi, sicuramente molto probabilmente uno dei motivi per cui è stato fatto. Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere funzionare per una o due serate Tinder Plus, nel senso che lui da Como e noi da Roma cercavamo di far fare match ad Urania. Siamo riusciti a farci bloccare di Interclass. Siamo riusciti a farci bloccare di Interclass. Dal punto di vista economico è stata una paternò. Però Montoni adesso, che è l'artista. Ecco, un altro danno, forse non abbiamo mai parlato, Montoni ha perso capacità di, ha perso CX rispetto al suo ambito, ha perso capacità di penetrazione rispetto all'ambito musicale, perché lui non è Montone, ma è quello d'Urania, e quindi la gente un po' sta arrancando e non vuole più citare, si sta insubordinando rispetto all'etichetta. Anche la, questo per chiudere magari, anche la stessa modella che inizialmente mi sembrava abbastanza contraria alla cosa. No, lei proprio si è aperta con questo. Esatto, lei alla fine è stata super complice di questa cosa e forse una delle più la modella è stata molto disponibile, tra l'altro in qualche maniera tutto questo bailam attorno a questi tre video ha tenuto a battesimo una sua, un suo momento professionale fortunato, perché adesso la stanno chiamando un po' tutti, ha fatto il video di Max Gazzè e Carl Brave l'altro giorno, ha fatto un altro video di un gruppo, si chiamano le ore che stavano applicando per andare a Sanremo, sei fidanzato? Non è fidanzatissima, pensavo che avessi entrato su e non continuare, però insomma un po' abbiamo un po' giocato sugli argomenti che si potrebbero intrecciare attorno a questa storia, la storia comunque autobiografica del cantautore, e quindi niente, andate a vedere il resto della storia, giusto per curiosità, per sapere come finisce. Tra qualche giorno verrà pubblicato l'ultimo video della trilogia. Che diciamo il gioco è stato svelato negli articoli. Non c'è stata da parte di nessuno una reazione. Gli utenti no, gli utenti nascostissimi, nessuno ce l'ha scoperto. No, io non sono stato. Gli utenti. Sì, ecco, infatti era questa, abbiamo avuto nell'ambito della dei colleghi di comunicazione e marketing un sacco di naturalmente di professioni di stima. E, i giornalisti invece ci hanno spesso reagito male, ci hanno bacchettato e soprattutto anche altri artisti che si occupano di anche loro nella vita, nel loro lavoro, e non mi piace pensare che magari non etichetta così anche loro. O magari erano fra i tempi, ma io non riesco a capire che male c'è dire oggi. Ci sono tutti, basta guardarlo. Certo, magari erano sposati, ma le persone in questione che su. No, perché su Disagio Web si è scatenato un po' un flame, non sicuramente il dibattito che ci aspettavamo, perché ci aspettavamo tantissimo dall'articolo sulla stampa, solo un articolo sulla stampa è uscito con la stampa, se non sbaglio, in abbonamento,
e quindi anche se lo volevamo lì si completava il giro, l'unica cosa che sarebbe andata a sponsorizzare era proprio l'azione, l'articolo che era uscito là, ci stavamo perché non è che sponsorizzazioni no, sponsorizzazioni oculate che appoggiano qualcosa che già, che fanno da volano, qualcosa che già succede in maniera organica, questo è la nostra, cioè non bisogna pompare niente che non vada naturalmente in quella direzione. Una domanda però, adesso con quello scopo era promuovere un artista. No, io che mi sono stato, che mi sento preso un po' per il culo alla fine, il risultato in termini di successo, c'è o non c'è? Perché questa è la domanda che domanda a me. Perché sapere che buona parte di quella conversione deriva da persone che si sentono sottilmente prese in giro, quindi mi predispone molto positivamente nei confronti della prossima azione che farà quell'artista. Assolutamente. Questa sì, cosa però, guarda, è quello che ci aspettavamo anche noi forse, però poi alla fine quello che abbiamo misurato è proprio il contrario. No, nel senso che quello che abbiamo misurato negli utenti, nessuno ha effettivamente manifestato questo sentimento. Spannometricamente, ma tu come lo prenderesti se fosse successo a te? Dipende, perché vedete, ci ho speso magari quei tre messaggi, quanti sono qua? 6 secondi, per scrivere quei messaggi. Magari vedete su Tinder avrà scritti quanti? Migliaia di volte quegli stessi messaggi, ciao, come stai, dove sei, cosa fai? Cliccato sul link, mi è piaciuto. No, naturalmente questa, quello che dici è precisamente la discussione più legittima che possa esistere, e noi abbiamo affrontato questa discussione assolutamente in fase di progettazione del bot. Naturalmente questo di fatto è cosa succede nell'ottica di marketing musicale. Che determinate fasce d'età si sentono prese in giro, non necessariamente le più alte, ok? Però quelli che hanno meno dimestichezza con Tinder sì, perché si aspettano da quel mezzo incontri veri eccetera, arriva un chatbot. Quindi ci aspettavamo che si innescasse un discorso di un dibattito in cui noi avevamo la peggio, ma comunque per il target di Montone musicale era un vespaio che portava visualizzazione, non portava attenzione, però non aveva la strada del contenzioso, perché se mi hai sganciato e ti sei liquidato l'utente, il tempo di mandarti nel paese successivo non ce l'ho, e anche l'analisi di quale reaction possa aver avuto l'utente meglio non è il modo di misurarlo, perché lui comunicato. Allora, il discorso di sganciare... Questo è un altro lato che comunque penso sia in considerazione nella... Cioè, nella anche i 4, 10, 20 volte il numero di visualizzazioni per le iniziali, quindi magari il bacino nel frattempo si è ampliato, penso. No, comunque... Sono testati, io ho anche il pubblico di qualcosa, su un articolo della stampa, è difficile che tecnicamente ci finisca per gli altri di guarda che mettono. Se ho capito perché bene... Poca possibilità di fare niente. Se ho capito bene quello che vuoi dire, allora... Rispetto a un'operazione come rispetto a un passaggio come ho visto il video e ho commentato che bello, c'era un'istruzione precisa al bot, chiudi, stacca. Tra l'altro era da codice, non, sì, esatto, non era un'istruzione conversazionale. Per quanto, quando invece qualcuno esplodeva e ci mandava a quel paese, lì poteva succedere, eravamo noi che stavamo, perché quella era una di quelle cose che faceva andare il bot in fallback, perché però onestamente è successo veramente poco, cioè c'erano due cose che ci aspettavamo, che ci mandassero a quel paese e che la gente entrasse pesante e voleva subito la prima cosa, che voleva fare sesso, e invece nessuno delle due sono successe, questa cosa è stata 2 su 3.000 è veramente quanto passaggio. No, perché ci sono parecchi, perché quelli che l'hanno fatto, lo fanno, partono con la descrizione, no guarda, ho imparato tantissimo, tra l'altro mi sono sentito. Ma scusate, cosa succederebbe secondo voi se Urania non andasse mai in fallback e fosse capace di proseguire indefinitamente una conversazione? Intanto che qualcuno invecchia lì. partendo dal principio che se i cosi continuano a funzionare, se i profili non fossero bannati,
cosa succederebbe. Dopo N, abbiamo visto che dopo tante iterazioni ricascano sulle stesse tipo di risposte. Cioè, e quindi vengono date, se è fatto molto bene, ci sono, come dicevamo prima, tante possibilità, è difficile, però c'è una probabilità che ti ricavi la stessa risposta identica. Questo magari è... Tutte persone su Tinder alla fine conoscerebbero sempre più Urania, parlerebbero confinandosi con lei, magari sarebbero anche più contenti. Beh, secondo me fare tipo una gnoscopi o fare qualcosa del genere, secondo me, non so se già esiste un gnoscopo su... Ma io ho pensato che per...